Feci una voce molto più acuta: ecco a voi le ultime notizie! Una cosa di questo genere. Andò bene. Rino Mencuccini, che era molto severo, diede il suo beneplacito. Allora, io trovo che il doppiaggio, c'è tutta questa querelle sul doppiaggio, se è meglio il doppiaggio, se è meglio l'originale. Ovviamente sono due prodotti diversi, proprio oggettivamente sono due prodotti diversi. L'originale sono gli attori che parlano la loro lingua, il doppiaggio, come dire, un servizio popolare a quanti più fruitori possibili, in modo che possono capire, possono seguire il prodotto televisivo o cinematografico. Ovviamente, ripeto, sono due cose distinte, non si può dire cosa è meglio l'uno o cosa è meglio l'altro. È chiaro che l'originale è originale e quindi non c'è nessun confronto, è sciocco fare paragoni. Tuttavia, il doppiaggio, se fatto bene, è una prova attoriale, quindi un discorso artistico e quindi trovo che sia una cosa positiva. Se fatto bene, emoziona, perché, ripeto, è fatto da attori e per di più sono attori che tu non vedi. A teatro tu puoi vedere l'attore fisicamente, lo vedi muovere, quindi, come dire, la sua prova attoriale è potenziata anche dal movimento, dagli occhi, dalla beltà di un attore o di un'attrice. Tutto questo il doppiaggio ovviamente non ce l'ha e uno deve sapere emozionare solamente tramite la voce. Io, telespettatore, dovrei chiudere gli occhi e capire il film solo tramite la voce. E questo, se uno insomma ci riesce, trovo che sia veramente una cosa artistica e più che positiva. Emoziona farlo perché a me personalmente piace molto raccontare e lo faccio o chiacchierando o disegnando fumetti o appunto lo faccio tramite la voce e quindi mi piace raccontare un personaggio, una storia e in questo caso del doppiaggio lo faccio tramite la mia voce o nel dirigere altri miei colleghi. Con la loro voce? Assolutamente no, non era una scelta imposta perché io ho cominciato da molto piccolo e quindi giocavo semplicemente. Giocavo una volta a fare il pirata, un'altra volta, non so, il piccolo gangster e così via. Per cui da piccolo io giocavo, quindi ho imparato un mestiere che poi mi sono ritrovato in età adulta. Uscivo da scuola e molti miei compagni di scuola dovevano cercare un lavoro. Io fortunatamente già ce l'avevo, già guadagnavo e quindi questo non può essere che una cosa positiva. Non ho assolutamente sacrificato poi i giochi, perché ho avuto un'infanzia felicissima, dove andavo ai giardinetti pubblici e lì giocavo ai cowboy, agli indiani e così via. Avevo gli amichetti di giochi, andavo a scuola regolarmente, al liceo, verso il liceo, facevo un po' tante assenze prima del doppiaggio, però insomma ben venga. Per cui, insomma, se avessi un figlio, sicuramente, se vuole ovviamente, non deve essere una scelta forzata, io gli farei fare benissimo il doppiaggio. Io trovo che bisogna, come dire, assecondare la volontà, o le tendenze artistiche di un bambino. Se uno vede che è portato per la recitazione, per raccontare, se è un bambino spigliato, magari si può provare a fargli fare doppiaggio. Visto che parliamo di doppiaggio, ma insomma, io credo che bisogna assecondare il proprio figlio, le proprie peculiarità, le proprie attitudini, tutto qui. Per cui, sì, perché no? Sempre se, ripeto, se il bambino vuole a volontà, non si stanca, non si lamenta, ovviamente. Allora, mio padre all'inizio non approvava tanto, era un po' così, borbottava, e mia madre invece era quella molto più fomentata. Poi, invece, passando gli anni. Mio padre ha visto che era un lavoro che mi piaceva, insomma, ho fatto piano piano una sorta di carriera, insomma, per cui anche lui era orgoglioso e insomma era assolutamente favorevole. Come dicevo prima, conciliavo abbastanza bene l'essere alunno di scuola con il lavoro, specialmente alle elementari, tant'è che mi ricordo che dovevo fare una tournée teatrale, però di comune accordo i miei hanno detto no, non è possibile. Se no avrei perso molta scuola ed era insomma più complicato poi riprendere gli studi. Questo alle elementari. Poi invece confesso che durante il liceo facevo molte assenze per via del doppiaggio. Contate che era il boom degli anni 80, per cui c'erano tantissime produzioni delle TV private, tanti cartoni giapponesi, per cui spesso durante il liceo facevo parecchie assenze, tant'è che ha contribuito anche quello forse
a farmi perdere un anno scolastico perché mi bocciarono, oltre al fatto che ero negato in matematica e chimica. Però insomma lo rifarei, francamente. Poi sono uscito dal liceo e mi sono ritrovato subito già un lavoro, insomma, per cui poi il gioco è valso la candela. Allora, io ricordo sia Gassman che De Sica, li ho conosciuti in qualità di registi. De Sica dirigeva Lo chiameremo Andrea e Gassman diresse un film che si chiamava Senza famiglia, nulla tenenti, cerca un affetto, dove tra gli attori c'era Paolo Villaggio. Io ero molto piccolo, avevo circa 7-8 anni, non ricordo benissimo delle cose precise. Mi ricordo la serietà di entrambi, sia di Sica che di Gassman, e devo dire anche molto, molto carini entrambi verso noi bambini, cosa che magari di altri attori che ho conosciuto dal vero non posso dire. Però ho un bel ricordo sia di De Sica che di Gassman. Diciamo, grossi insegnamenti loro nello specifico non li ricordo, non mi hanno dati. Ho ovviamente invece dei maestri per quanto riguarda il doppiaggio. Però ecco, sono orgoglioso comunque di aver conosciuto De Sica e Gassman. Posso essere orgoglioso di questa cosa qui. Una via di mezzo. Allora, per quanto riguarda il doppiaggio, ovviamente ho una voce particolare, insomma la cosa più logica è che io doppi molti cartoni animati e mi fa piacere, insomma, mi fa piacere perché ci metto tutto me stesso e grande impegno nel doppiare, non so, Krusty il Clown, i Puffi, Eros e simili. Ritengo che magari, forse a volte potrei anche doppiare personaggi sempre caratterizzati perché la mia voce è particolare, però forse da questo punto di vista vengo sfruttato un po' di meno. Per quanto invece riguarda il direttore di doppiaggio, fortunatamente sono riuscito anche a ritagliarmi degli spazi e non dirigere solamente il doppiaggio di cartoni animati, ma anche film, telefilm e quant'altro. E questo devo dire mi piace molto perché mi piace spaziare. E poi anche come fruitore, come telespettatore, mi piace molto vedere i film e telefilm, perché poi anche dirigerli mi fa doppiamente piacere. No, io ho cominciato da piccolo a fare l'attore e poi a fare doppiaggio perché doppiavo me stesso e quindi per tanti anni ho doppiato, vabbè, a parte me stesso come attore, ma poi anche altri film. Da piccolo ovviamente, come tutti i bambini, mi piacevano molto i cartoni animati e avrei voluto doppiarli. Ma tutti mi dicevano, no, ma i cartoni non vai bene, bisogna essere bravi, bisogna avere delle abilità, no, non ti ci vedo. E vabbè, io ero un bambino piccolo che gli levi i cartoni animati è brutto. E finché invece ero poco meno che adolescente, lavoravo spesso con un direttore di doppiaggio che tra l'altro è stato un mio maestro, che si chiamava Rino Mencuccini. A quell'epoca lavoravo molto con lui e lui per tanti anni ha diretto il doppiaggio dei cartoons di Hanna-Barbera, tra cui c'erano i Flintstone, che all'epoca si chiamavano gli Antenati. Per cui mi chiamò per fare uno strillone, mi ricordo, di Bedrock, e chiesi timidamente, signor Mencuccini, perché all'epoca si dava del lei a tutti, al direttore di doppiaggio si dava del lei, chiesi, signor Mencuccini, posso fare una vocetta? Mi posso inventare una voce? Mencuccini, va bene, fai. E feci una voce molto più acuta. Ecco a voi le ultime notizie! Una cosa di questo genere. Andò bene. Rino Mencuccini, che era molto severo, diede il suo beneplacito. E per cui da lì mi sono un po' più sciolto e ho cominciato a fare delle caratterizzazioni. Poi la voce si è sparsa e spesso, giustamente, faccio molti cartoni animati. Ma la cosa assurda è che prima non me li facevano fare e adesso invece faccio spesso quelli. Allora, intanto l'inizio dei Simpson risale all'89, credo, 89-90. Io all'epoca bazzicavo spesso una libreria da fumetti e quindi i proprietari erano amici miei e poi andavamo a mangiare a una tavola calda lì accanto, dove andavano anche i doppiatori perché lì vicino c'era uno stabilimento di doppiaggio, per cui casualmente rividi, già ci conoscevamo, Tonino Accolla, per cui ci siamo salutati, i soliti saluti, e lui gli viene in mente una cosa: ah, guarda, forse ho qualcosa da farti fare perché mi arriva una serie e ti chiamerò per fare un provino e vediamo com'è.
Ma di che si tratta? Ma una serie nuova, i Simpson, che io già conoscevo, già sapevo l'esistenza di questi Simpson americani e sapevo che era un cartone animato molto trasgressivo, fuori dalle righe. Per cui ero contentissimo della scelta di Accolla, insomma, di farmi fare il provino. Per cui feci questo provino difficilissimo e lunghissimo. Perché quella mattina c'era giustamente il direttore di doppiaggio Tonino Accolla, c'era la funzionaria Ludovica Buonanome e entrambi non erano mai completamente soddisfatti. Io mi inventavo una voce, no, non va bene, no, ma cosa fai? Questi non sono cartoni animati. Cosa diavolo sono? Alla fine ero veramente stremato, ho detto, senti, adesso gli faccio una voce completamente agli antipodi, all'opposto di quello che faccio al solito, e se va bene, bene, se no, pace, insomma. E quindi feci questa voce appesantita e roca. Ehi, salve a tutti! Ehi, 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 ehi! Contate che 30 anni fa io avevo comunque la voce più giovane e facevo una fatica immane a fare questa voce, e quindi ho fatto questo provino veramente sudando, facendomi male alle corde vocali, e loro due, direttore e funzionaria. Benissimo, è questa la voce che ci piace. E quindi ho vinto il provino e per 30 anni mi sono accollato questa vociaccia di Crusty, che ovviamente dopo 30 anni riesco più a gestire, quindi fatico un po' di meno. Però chiaramente non è la mia voce, per cui faccio comunque una fatica fisica a farla, perché comunque è una caratterizzazione ed è naturale. Però insomma adesso dopo 30 anni le corde vocali si sono comunque spessite. Io riesco a gestire meglio questa voce, lo faccio con grande piacere, devo dire, Crusty Clown. Tonino diresse il primo anno, se ben ricordo, o i primi due, non mi ricordo bene, poi per tanti anni, ma non accreditata, a dirigere i Simpson fu Susanna Iavicoli, che purtroppo adesso è scomparsa, e poi i direttori di doppiaggio si sono avvicendati parecchie volte durante questi 30 anni. È tornato anche Tonino a dirigerli, però tantissimi direttori. Tra l'altro, in questi ultimi anni anch'io ho diretto alcune puntate dei Simpson. Ricordo di Tonino. Trovo che sia stato un eccellente doppiatore, veramente un fuoriclasse. E poi, ovviamente, un bravo direttore di doppiaggio e sicuramente era uno un po' folle, fuori dalle righe, geniale e ha dato un suo contributo. Chiaramente ai Simpson. Devo dire, insomma, ho un buon ricordo. Era una persona particolare, però non posso dire nulla di particolare, di male. Era uno che veniva spesso in ritardo e cose di questo genere che potevano dare fastidio, però dal punto di vista professionale, ineccepibile. Beh, insomma, fa sempre piacere, come dire, un riconoscimento da parte di qualcuno, considerando poi che Mignolo e Prof l'ho fatto negli anni 90, mi sembra. Eros addirittura inizio anni 80 e tuttora le persone si ricordano di questi miei personaggi. Evidentemente, come dire, l'impegno che ci ho messo è valso a qualcosa, perché è stata una bella cosa e la gente se lo ricorda ancora. Per cui sì, mi fa piacere essere identificato con Pollon, con Crusty. E tra l'altro sono stato fortunato, perché sto attraversando diverse, come dire, fasce d'età, diversi cicli, da Goldrake ai Simpson, a Big Bang Theory, sono riuscito a acchiappare diverse fasce d'età. E questa è una cosa bella, mi fa piacere. Con Cristina Avino ho due aneddoti. Uno che un mio amico, per il mio compleanno, dice: guarda, ti ho comprato i biglietti, andiamo a vedere Cristina D'Avena. E va bene, che anche se non è proprio dei miei tempi, io sono più per i robottoni, per cui i Rocking Horse e compagnia bella, però insomma, per cui vado volentieri al concerto di Cristina D'Avena. Andiamo abbastanza prima, io e il mio amico, quindi ci mettiamo sotto il palco. E a un certo punto, però, la gente si raduna e qualcuno mi riconosce, comincia a borbottare: lui è Mazzotta, la voce di Eros, e così via. Comincia il concerto e Cristina comincia il concerto con i Puffi. E a un certo punto tutti: guarda, ma tu c'è il puffo, lui fa il puffo. Era talmente tanta il vociare che
che anche Cristina non capisce bene quello che succede, è come, come, e la gente però mi prende di peso e mi mette sul palco, e per cui comincio a fare un duetto con Cristina D'Avena e i Gem Boys. È stata una cosa molto divertente. E invece poi ultimamente ho fatto proprio un duetto, io e Cristina, le cantavo, io facevo le vocette, la presentavo, abbiamo fatto una specie di duetto, ho fatto degli interventi, diciamo, nel suo concerto. E anche quello, sono orgoglioso, mi ha fatto piacere, insomma. Allora, io mi fa piacere aver fatto carriera nel doppiaggio, aver fatto l'attore, però la mia grande passione fin da bambino era scrivere e disegnare i fumetti, tant'è che ho imparato a leggere, scrivere e anche a disegnare prima di andare a scuola. Proprio scarabocchiavo dappertutto, inventavo storie a fumetti, leggevo tantissimo Braccio di Ferro, Geppo, Il Corriere dei Piccoli e così via. E per cui piano piano, come in tutte le cose, se uno si allena e ha ovviamente le capacità, una predisposizione, sono riuscito a disegnare sempre meglio, finché addirittura non sono riuscito a coronare questo mio sogno e a farne diventare una professione. Ho lavorato per Topolino, per Lupo Alberto, Splatter, tantissime riviste per ragazzine che all'epoca andavano in voga e così via. Ora il doppiaggio mi ha un po' rubato il tempo ai fumetti e ne faccio un po' di meno, però sporadicamente continuo a farli perché è veramente la mia prima passione. E ogni tanto scrivo articoli per una rivista che è Fumudichina. Ho scritto tempo fa un saggio sui puffi, perché il fumetto italiano anni 50 per ragazzi e il fumetto franco-belga sempre per ragazzi sono la mia passione e sono un grande cultore, per cui sì, sono un esperto. È una cosa che mi piace, insomma, fare. Mi dispiace da un certo punto di vista che non riesco a dedicarci il tempo che vorrei. Allora, innanzitutto bisogna vedere che tipo di cartone animato è, se è un cartone prescolare tipo Hello Kitty o se è un altro tipo di cartone tipo, non so, Akira, per dire. Chiaramente sono due prodotti diversi e quindi necessitano di un approccio diverso alla lavorazione del doppiaggio. Diciamo, tendenzialmente, il mio approccio, la cura, non cambia nulla, sia se è un film, un telefilm, un cartone animato prescolare o un cartone animato da adulti. Tendenzialmente per il cartone prescolare, può essere Hello Kitty, Peppa Pig e così via, ci sono più caratterizzazioni, mentre invece in Akira o un Gundam non cambia nulla dal doppiaggio di un film cinematografico. E per cui poi l'approccio è identico. La recitazione deve essere realistica, drammatica se è il caso e così via. Tutti quanti noi, io che dirigo, il fonico, gli attori, ci mettiamo l'impegno come se dovessimo doppiare un film o un telefilm. Nel senso, ogni prodotto chiaramente, fermo restando la tecnica specifica del doppiaggio e le doti attoriali, poi ogni prodotto di per sé è diverso l'uno dall'altro e quindi affronti la diversità come va fatta, insomma. Allora sì, ci sono purtroppo numericamente, oggettivamente, troppi aspiranti doppiatori. È diventato un po' il mestiere del secolo. Allora, questo non vuol dire che non si debba aprire le porte agli esordienti o a chi vuole intraprendere questa professione, perché il ricambio generazionale e qualitativo c'è sempre stato e sempre ci sarà. Mi spiego meglio. Chiaramente chi anni fa doppiava i ragazzi giovani, adolescenti, col passare del tempo non sarà più in grado di doppiare gli adolescenti, quindi passerà a doppiare attori o personaggi più anziani. Per cui la fascia dei ventenni, dei giovani, rimane scoperta e qualcuno dovrà occupare ovviamente questa fascia. E questo è il discorso generazionale. Poi c'è un discorso qualitativo. Cosa vuol dire? Che i ragazzi che sono usciti dalle scuole o dal teatro e cominciano a fare il cosiddetto brusio, che quindi chiamiamo la fascia più bassa, la gavetta del doppiaggio, poi si spera che dopo qualche anno qualcuno di loro diventi bravo e quindi passerà a una fascia superiore e magari doppierà personaggi di piccoli, poi personaggi di puntata, fino a doppiare protagonisti. Quindi questo cosa vuol dire però? Che poi, mano a mano, aumentando di fascia, poi la fascia più bassa rimane scoperta e quindi saranno le nuove leve
occupare questa fascia e così via. È vero che è difficile ora in questo periodo entrare nel mondo del doppiaggio perché è veramente tanta la concorrenza per chi inizia, però è anche vero che poi servono le voci nuove, nuova linfa vitale, per cui veramente i più meritevoli riusciranno a fare doppiaggio. Non è assolutamente vero che sono sempre i soliti nomi, sono i soliti nomi che si conoscono, che il grande pubblico forse conosce, ma in realtà ci sono tantissimi professionisti che lavorano dalla mattina alla sera, che guadagnano bene e che magari non sono conosciuti. E poi tra l'altro ci sono tantissimi professionisti che magari non doppiano grandi attori, non doppiano grandi film e magari doppiano ogni giorno, quotidianamente, cameriere 1, donna 1, infermiera 3, e però poi a fine mese comunque si portano a casa un buono stipendio. Così vanno le cose, ci sono diverse motivazioni per cui uno può fare carriera oppure no e in che modo può fare carriera. È sfaccettata il mondo del doppiaggio, è molto variegato. Però ben vengano i giovani, solo che sono oggettivamente tanti, troppi, quindi è difficile che il mercato possa accogliere un numero tale, una quantità tale di persone. Sempre ammesso che poi tutte queste persone, queste migliaia di persone, siano tutte meritevoli. Allora, innanzitutto, a volte ci sono dei corsi poco qualificati, ovvero sia, misteriosamente, chi insegna questi corsi o non ha mai fatto doppiaggio, o non ha mai visto una sala di doppiaggio in vita sua, o magari sono doppiatori che non sono riusciti a sfondare e però si inventano questa professione di insegnante al doppiaggio. Per cui io consiglio sempre di fare attenzione quando uno si iscrive a un corso di doppiaggio a che tipo di corso poi va incontro. Quindi scegliere gli insegnanti, informarsi sul curriculum degli insegnanti e così via. Non tutti i corsi sono costosi. Se un corso è molto costoso, io consiglio di lasciare perdere perché non vale la pena. Se costa, non so, 5-6 mila euro, francamente, per come la vedo io, mi sembra un po' eccessivo, non vale la pena. Sai, i video che mi arrivano a me o ad altri colleghi direttori lasciano un po' il tempo che trovano, perché chiaramente un video fatto in casa, io non so il ragazzo che ha fatto questo video quanto tempo ci ha messo, come l'ha fatto, non so se è in grado poi di stare a leggio, appunto seguire un copione contemporaneamente il video, diverse cose. Per cui il video di YouTube mi può dare un po', come dire, l'impressione della voce, ma lascia un po' il tempo che trova. Cosa fare? Purtroppo le sale di doppiaggio sono chiuse per ragioni di privacy, perché i committenti hanno paura che qualcuno faccia delle foto e quant'altro. Qualcuno uscito dalle scuole ci sta che riesce a entrare, anche qui veramente questo mestiere è abbastanza meritocratico. Dicevo prima, non è vero il luogo comune che lavorano solamente i figli o i nipoti o i parenti, i doppiatori. Ci sono ovviamente, sicuramente hanno, come dire, la strada facilitata, gli inizi facilitati. Faccio l'esempio, chiaramente se un mio collega mi domanda di fare un provino al suo figlio, suo nipote o al suo amico, io sono un po' più malleabile, insomma glielo faccio più velocemente magari il provino, quando posso, compatibilmente con gli impegni. Però se poi questo figlio, parente di doppiatore, poi non è in grado di fare doppiaggio, non ci sono santi, può essere il figlio di chi vuoi, ma se non è capace di stare a leggere o di doppiare, non è capace. Tant'è che ci sono stati casi di parenti o figli di doppiatori che poi hanno smesso perché non era la loro strada. Per tornare a bomba, cosa possono fare le giovani leve che vogliono intraprendere questa professione? Non lo so, sicuramente a me, come ad altri colleghi, domandare un provino. Quando è possibile, alcuni stabilimenti di doppiaggio lo permettono, io li faccio assistere o, compatibilmente con gli impegni, con le scadenze, io continuo a fare dei provini a queste nuove leve. Quindi io quello che posso fare sicuramente lo faccio con volentieri, anche perché ogni tanto tra i tanti allievi esordienti che trovo ce n'è poi qualcuno bravo. Insomma,
e che poi utilizzo io. Do sempre speranza, perché bisogna sempre essere costruttivi e mai distruttivi. Ma sicuramente Eros, perché veramente me la sono goduta a doppiare questo personaggio. Poi per un fatto di cuore, i Puffi, perché era una lettura che leggevo da bambino, per cui poi averli potuti doppiare per me è stato una grandissima felicità. Poi il terzo, vediamo un po', un terzo che ho doppiato, ma sì, vabbè, diciamo Crassi, dopo 30 anni chiaramente uno si affeziona. Devo dire, anni fa girava voce nei giornali, in internet, che probabilmente, no, sicuramente un personaggio presente fin dalla prima stagione sarebbe morto, e molti pensavano che potesse essere Crassi il clown. E io ho detto, vabbè, se è così, è pace, me la sono goduta per 27-28 anni, e così è. Per cui l'avevo presa tranquillamente il fatto che magari non potevo più doppiare Crassi. Poi invece così non è stato, perché il personaggio a morire è stato il padre di Crassi. Il mio personaggio continua a fare le grobellerie che fa sempre, e devo dire, insomma, comunque sono contento di questo. Allora, sono molto legato ultimamente a un prodotto non di animazione che ho diretto, ed è una serie di telefilm molto bella per Amazon Prime che si chiama La meravigliosa signora Maisel, Marvelous Miss Maisel. Il telefilm in America ha vinto tantissimi premi Emmy e tantissimi Golden Globe, tantissimi ne ha vinti, perché è una serie veramente scritta bene, dei coniugi Palladino, gli stessi che poi hanno creato Una mamma per amica. E questa è una serie molto, molto brillante, ironica, intelligente, e per cui veramente sono orgoglioso, mi piace molto dirigerla. Siamo al secondo anno, speriamo che andrà avanti per 10, 20, 30 anni, chi lo sa. Poi ho diretto altre cose, però ecco, questa che è recente mi viene in mente particolarmente. Uno ogni tanto si dimentica, perché poi fa parte della routine del lavoro, un po' tutti noi lavoriamo e diventa un po' una cosa d'abitudine, però uno poi non pensa, poi nel caso specifico del doppiaggio, che poi sono delle persone che ti ascoltano, ti guardano, magari gli fai compagnia, gli dai un conforto, ridono se fai delle cose, le emozioni. E trovo che veramente sia un bellissimo lavoro questo, e mi fa piacere, non ci penso, però mi fa piacere se sono riuscito con la mia interpretazione o con le mie direzioni a emozionare qualcuno, a far divertire qualcuno. È una cosa bella, e quindi grazie.